benvenuti nerdacci, altro un nuovo salutino per inaugurare la seconda stagione di Emuliamo. Vedete, c'è scritto anche qui da questa parte nuovo studio, come potete vedere nuovo fondale, e partiamo alla stragrande. Nella prima stagione di Emuliamo abbiamo imparato ad utilizzare gli emulatori singolarmente. Non avevo fatti ancora tutti, quindi poi alcuni li implementerò strada facendo, quelli che rimangono, ma la maggior parte, quelli più cicciosi, li abbiamo affrontati. Ma adesso cosa ci rimane da fare? Beh, un minimo di organizzazione ci vuole. Possiamo avere un emulatore sparso, dover aprire 70 programmi se uno volesse fare una capatina in un gioco invece che un altro, poi un sistema invece che un altro. Quindi inizieremo con il front-end. Facciamo un po' di organizzazione nei nostri emulatori. Prima di tutto, ragazzi, lanciamo the new sigla di Emuliano Simulzone 2. Ragazzi, ho fatto un lancio clamoroso, che ha del clamoroso, intanto guardo la 7000 monitor. Comunque, vi voglio ricordare questa fantastica cosa, vi faccio vedere un attimo lo studio. Vedete, qui ci sono varie televisioni. Ho rifatto un po' qua dietro, un po' la situazione, no? È proprio che è un riscreen. Comunque, detto questo, andiamo a parlare del fantasmagorico Launchbox. Partiamo con questo tutorial che prenderà alcuni episodi, perché le voglio trattare per bene. Quindi partiremo oggi con le basi di Launchbox e poi andremo a implementare i vari emulatori più complicati da avere poi alla fine una buona macchina videoludica completa e scattante, soprattutto a costo zero. Quindi ragazzi, io direi che è il momento di mettere subito un like qua sotto, di iscrivervi al canale, condividervi il video, venitemi a trovare sui vari social, Facebook, Instagram e Telegram. Questo è l'indirizzo del canale Telegram. Sul canale Telegram vi posso dare informazioni aggiuntive, quali siti per scaricare le ROMs e via discorrendo. In più, stiamo diventando in tanti, possiamo aiutarci l'un con l'altro con i vari problemi che potremo trovare lungo la nostra strada di bravi piccoli emulatori in erba. Ma andiamo direttamente sul nostro browser internet ed eccoci qua sul sito ufficiale di Launchbox. Cosa è Launchbox? Launchbox è un contenitore, un front-end, vi dà un'interfaccia grafica unica e in questo software possiamo mettere tutti gli emulatori, le ROMs e addirittura anche la libreria di Steam, scorrendo tutto all'interno di un unico software dal quale possiamo scegliere di lanciare un gioco ed esso sarà collegato al suo emulatore e partirà. Quindi non c'è più bisogno di andare a cercare l'emulatore, dall'emulatore selezioniamo il gioco e partiamo, ok? Semplice, da qua selezioniamo il gioco che vogliamo e si gioca. La macchina videoludica completa. Quindi non facciamo altro che andare a scaricare il nostro Launchbox. Prima guardiamo un po' di cose, infatti vedete come ho detto prima, anche un launcher style, organizza tutta la tua collezione di giochi, potete importare la libreria di Steam, è molto utile per chi come me, come tanti di voi, fanno dei video tutorial su internet, su YouTube ovviamente, e c'è una grossissima community. Launchbox ha anche la sua versione Big Box, questa qua in alto a destra, se ci clicchiamo, che è quella a pagamento, dove abbiamo molte più funzioni, quindi dei temi colorati personalizzabili, una interfaccia più carina, longeva, con molte più opzioni, il supporto ai più comuni gamepad, abbiamo quindi, vi verrà rilasciati già dei file per tutti i gamepad compatibili, custom fields and filter, addirittura anche custom font e addirittura possiamo anche rifare il resize, prendere la gallery, stringere un po', quindi abbiamo anche una fase di editing visivo molto più completa. Per acquistare la licenza di Big Box, quindi la versione a pagamento di Launchbox, abbiamo
tre scelte. La licenza regolare a $30, la licenza per sempre, cioè nel senso che vi rimarrà sempre aggiornata a $75, e poi l'upgrade che sono $10 per rinnovare più $45. Nel caso vorreste acquistare, vi consiglio o la licenza regolare o quest'altra, ma noi andiamo direttamente nella sezione download perché noi vogliamo e andare ad utilizzare la versione free, quella alla portata delle tasche tutte. Basta inserire il nostro indirizzo mail, che ovviamente sarà oscurato, ok, il nostro install di Loungebox ci arriverà tramite mail, quindi non facciamo altro che andare nella nostra mail e andiamo a prelevare. Vi verrà questa mail, andiamo su no grazie. Grazie per aver scaricato Loungebox. Please use link in order to download. Si clicca e ci dirà dove lo dobbiamo salvare. Vediamo. Salva con nome. Allora, per fare una cosa più organizzata possibile, vi consiglio di avere un hard disk, che sia interno che sia esterno, dedicato all'epurazione. In questo caso il mio dedicato all'emulazione non è altri che, vediamo un po' se lo becco al volo, questo qua, nel quale vado a creare una nuova cartella e la chiameremo, guarda caso, Loungebox. Invio e salva. Perfetto. Una volta fatto questo possiamo tirare giù il nostro browser, a meno che non mi venga questo avviso. Come potete vedere, quando mi viene questo significa che Windows riconosce come malware il software che vogliamo scaricare. Vi assicuro che Loungebox non è un malware, quindi basta premere, se usate Edge in questo momento, questi tre puntini, gli dite mantieni. Qui vi verrà chiesta l'app potrebbe danneggiare, mostra dettagli, conserva comunque, e lui ve lo scarica e ve lo mette laddove avete scelto. Quindi tiriamo giù il nostro browser e andiamo nella cartellina che abbiamo appena creato. Eccolo qua, Loungebox, il setup. Non facciamo altro che cliccare due volte sul setup e partiamo con l'installazione. Anche qui Windows, protetto dai suoi fantastici sistemi di sicurezza, dirà no, non lo puoi fare, quindi ulteriori informazioni, esegui comunque, così noi gli diciamo guarda, non è un malware, capisci nulla. Allora selezioniamo la lingua, purtroppo l'italiano non c'è, e ci teniamo l'inglese, che comunque è una lingua internazionale. Leviamo di mezzo questa cartellina, accettiamo, next, e gli andiamo a dire dove vogliamo Loungebox. Di default ce lo mette nel disco C, cioè quello che un po' tutti abbiamo come disco principale. Basta dire browse e andiamo a cercare quella cartellina che abbiamo creato prima, che è Loungebox, l'abbiamo chiamata, giusto? E andiamo, eccolo qua, disco console, l'ho chiamato così tanto per non sbagliarmi, Loungebox, ok, next, install, e ce lo andrà a installare nel nostro disco esterno. Ovviamente mi raccomando, se utilizzate un disco esterno e quindi removibile, assicuratevi poi di rimetterlo sempre nella stessa porta USB, e altro consiglio, di riagganciarlo prima dell'accensione del PC, se no potrebbe cambiarvi lettera di sistema e tutto il nostro bel giochino va un po' a farsi friggere. Diciamo sì a qualunque tipo di installazione di DirectX e vediamo, e qualche secondo e ci siamo, ed ecco qua, sta caricando l'interfaccia, ed ecco la prima apertura di del nostro Loungebox, e andiamo a vedere cosa ci propina. Benvenuti in Loungebox 1.1, ci dà praticamente la schermata
del browser internet. Noi qua in basso a sinistra, vedete dove è? Qui, questo bottino qua, fleggate questo, non mostrare più per questa versione, e chiudete così. Al prossimo, alla prossima apertura non ci darà assolutamente più fastidio. Ok, arrivati a questo punto, allarghiamo, chiudiamo questa finestrella e allarghiamo tutto schermo. Questo è il nostro Launchbox, come ci viene proposto alla prima apertura, cioè vuoto, totalmente vuoto. Ora ve lo riduco per farvelo vedere un po' meglio e ve lo sposto qua sulla sinistra, così vedete questi, anche questi comandi. Andiamo a inserire le ROM dei giochi. Partiamo da quelle più semplici, quindi non facciamo altro che andare ad aprire il nostro, la nostra cartellina dove risiedono le ROM, se nel mio caso è in una disk differente, poi organizzeremo tutto per bene nel solito hard disk. Vi consiglio di mettere nello stesso hard disk di Launchbox le installazioni degli emulatori, non tanto delle ROMs ma quanto degli emulatori. Quindi partiamo dalle cose più semplici, andiamo dal nostro caro amico Nintendo Entertainment System, quindi cerchiamo il NES o Nintendo 8-bit ROMs e andiamo a prendere qualche ROMs a caso. Vediamo un po', trascinate il casco drag and drop qua sopra. A questo punto vi si aprirà questa finestra di pop-up e vi dice che tipo di giochi sta importando. Giochi MS-DOS? No, nessuno dei suddetti, nemmeno. Fai ROMs, clicchiamo, e vi dirà per quale piattaforma sta importando i giochi. Cliccate qua e gli dite ovviamente per il NES. Quindi andiamo a cercare il nostro caro Nintendo Entertainment System. Avanti. Scegli un emulatore. Allora, ovviamente gli emulatori che devono girare per Launchbox devono essere già installati e settati. Perché vi dico questo, anche se non sarebbe da dire, visto che abbiamo già fatto tutti i tutorial per gli emulatori, li abbiamo ergo già tutti installati, quindi non facciamo altro che scegli emulatore, diamo aggiungi, nome dell'emulatore, nel mio caso è il Nestopia, qui vi dice che Nestopia è il prepopolato, abbiamo prepopolato l'emulatore consigliato, perché quindi vi dice, cioè, se no potete andare tranquillamente qua e cambiare, ma io guarda caso utilizzo proprio il Nestopia. Vi dobbiamo dire qual è il percorso, quindi selezione, andiamo a prendere il file exe del Nestopia. Come potete vedere, io mi sono fatto una cartellina emulatori nello stesso hard disk dove c'è il Launchbox NES. Andiamo a prendere l'eseguibile del Nestopia. Ecco fatto. Dopo di ciò non dobbiamo fare altro che dargli un ok. Avanti. Copia il file nella lista giochi di Launchbox. Allora, se noi vogliamo che i file vengano trasferiti, vengano copiati, quindi rimangono nel vostro vecchio hard disk, e poi anche lì clicchiamo qua. Sposta i file nella cartella giochi di Launchbox, significa che vengono tolti, quindi tagliati dal vostro hard disk dove risiedono in questo momento, e vengono spostati fisicamente nella cartellina giochi di Launchbox, oppure come nel mio caso usa i file dalla loro attuale posizione. Ci clicchiamo qui. Vorresti scaricare i metadati per i tuoi giochi? Lasciamo fregato, perché sì, voglio i metadati. Qui ti dice quali sono i metadati. Allora, come potete vedere, ci sono i vari Adverse and Fry, Arcade Cabinet, Banner, Big Box. Per ogni sistema vi consiglio di andare a scegliere, direi di seleziona nessuno e andiamo a cercare ciò che ci interessa. E vogliamo box 3D, back e front, la cartuccia in questo caso, perché è un gioco con cartuccia, clear disk e il resto, qualche screenshot ci può interessare. Andiamo su avanti.
Vogliamo in media da Emo Movies. Emo Movies non è altro che un servizio, un sito nel quale ci sono dei piccoli, brevi filmati dei videogiochi per creare le anteprime sui vari front-end, naturalmente. Ma non avendo Big Box, Launchbox in versione free non ha questa possibilità, quindi non ci interessa al momento. Avanti. Vorrei specificare qualche comando personalizzato? Io defleghiamo questo e lasciamo combina ROMs con nomi identici in un singolo gioco. A cosa serve? Se abbiamo molte ROMs con lo stesso nome, quindi che ne so, nel caso del meme ci sono i cloni, vi fa un unico gioco e poi andate a scegliere quale aprire ovviamente. Nel caso abbiamo, come in GameCube o altri sistemi, i giochi risiedono su più dischi, tipo due dischi, lui ve ne andrà, col comando che gli date d'apertura, va andrà a creare un unico disco collegato e quindi non avete più il problema di swap disk. Avanti. Queste sono, vi dice quali sono quei file che abbiamo scelto prima. Eccolo qua. Gli diamo finito. E lui, come potete vedere qua sotto, aggiornerà i metadati locali da Launchbox Games Database. Ci vorrà un po' di tempo, più le ROMs saranno numerose e più ci vorrà tempo. Ovviamente il tempo di importazione dipende anche dalla quantità di metadati che avete scelto di scaricare nella casella precedente. Ricordate quello dei box, eh? Quindi più ne scegliete, più tempo dovrete aspettare. Ed ecco qua, 4 giochi sono stati trovati. Come potete vedere, adesso è comparsa anche la cucina qua a sinistra, console. Se ci clicchiamo avremo Nintendo Entertainment System, quindi piattaforma Nintendo Entertainment System, e abbiamo questi 4 giochi. Purtroppo Midget Mario non me l'ha trovato, ma se noi volessimo dargli noi un'immagine, basterebbe andare qua e dare modifica, non riconosce il nome, noi lo andiamo a cambiare, lasciamo così. E diamo cerca metadati, vediamo cosa ci trova. Nessun gioco è stato trovato, però noi possiamo dargli comunque un'immagine di copertina. Quindi andiamo qua su immagine, aggiungi, e le aggiungiamo in maniera manuale. Ora le aggiungo una a caso delle mie, mettiamoci il logo di Nintendo Station per esempio, vai. Ok, vediamo, ok, ed ecco qua che ce lo dà con il logo di Nintendo Station. Ecco fatto. Vogliamo provare uno dei giochi che abbiamo appena caricato? Basta cliccare due volte sul gioco, per esempio Metroid. Intanto vi faccio vedere qui, potete vedere tutti i dati che ci ha scaricato dal server, quindi anche le schermate del gioco per farvi vedere l'anteprima e tutto il resto. Possiamo anche allargare i nostri le nostre icone o icone, possiamo anche scegliere di cosa vedere. In questo caso abbiamo come vista la copertina spiaccicata lì, ma se volessimo vedere anche 3D box, quegli altri metadati che abbiamo poc'anzi scaricato, basta andare su gruppo immagini, vediamo, per dire 3D box, e qui cambia, ci dà la copertina in 3 dimensioni come potete vedere, oppure Cards e avremo la cartuccia, oppure 3D Cards e avremo la cartuccia in 3 dimensioni qualora fosse disponibile, non per tutte disponibile. Possiamo mettere gli screenshot, il logo del gioco, background qualora non avessimo, Steam banner ovviamente per i giochi di Steam. Noi lasciamo box che mi piace questo. Apriamo un gioco. Ed ecco qua che il vostro gioco parte. Ovviamente se avete settato per bene in precedenza il vostro emulatore, andrà tutto alla perfezione. Ecco qua, vi faccio vedere. Appena il nostro caro amico, vedete, funziona tutto funziona perfettamente.
il nostro caro buon vecchio Metroid. E questo era un gioco. Ma andiamo avanti. Premiamo Esc da tastiera e torniamo all'interfaccia del nostro Launchbox. Noi vogliamo inserire altre console. Clicchiamo su console, chiudiamo così, seguite i passaggi, mi raccomando, torniamo al nostro hard disk. Vogliamo anche i giochi, per esempio, del Super Nintendo, detto anche Super NES. Andiamo nella cartellina del Super NES, ROMs, e andiamo a prendere alcune ROMs a caso, come abbiamo fatto prima. Non facciamo altro che trascinarle. Si riaprirà questa cartella di scelta, come prima, Fire ROMs, rifacciamo da capo. Questo è il Super Nintendo, quindi andiamo a scegliere il nostro caro Super Nintendo dalla lista. Sì, eccolo, ci siamo quasi. L'ho visto passare. Super Nintendo Entertainment System. Avanti. Scegli un emulatore, andiamo su aggiungi. L'emulatore è che usiamo noi, guarda caso, SNES 9X, quindi andiamo sul percorso, seleziona, andiamo in nostro disco dove ci sono gli emulatori SNES. Vediamo, apri. Vediamo. A questo punto ok. Avanti. Lasciamo i file nella loro attuale posizione, avanti. Come prima bisogna decidere cosa vogliamo, quindi andiamo a seleziona nessuno, quindi deselezioniamo e vediamo cosa vogliamo. Vogliamo qui gli arcade cabinet, non ci interessano, possiamo prendere il banner, box 3D, vari box, cart, clear logo, disc, le varie fan art non ci interessano, e gli screenshot. Vediamo, avanti, lasciamo la configurazione di iMovie, qui lasciamo configura ROMs con nomi identici di un singolo gioco, avanti, qui ci dirà quali sono i giochi che abbiamo scelto, finito. Adesso lui andrà a rifare la ricerca dei metadati e caricherà le nostre ROMs. Ci vediamo alla fine del caricamento. Ha salvato i giochi, gli diamo ok e ce l'ha messa insieme agli altri perché siamo nel console. Basta cliccare, andare su Super Nintendo e avremo solamente i giochi che abbiamo scelto noi. Come potete vedere, questa volta me li ha trovati tutti. Come prima, gruppo immagini e possiamo cambiare la visuale, quindi cards e tutto il resto. Molto molto carine. Come prima possiamo anche aprire un gioco per vedere il funzionamento vero e proprio. Proviamo Donkey Country. Come potete vedere, appena ci cliccate sopra, sulla destra ci sono tutte le informazioni con gli screenshot e via discorrendo. Clicchiamo due volte su Donkey Kong Country e parte l'emulatore. Possiamo anche dirgli di partire a schermo intero, ma su queste piccole cose vedremo la prossima volta. Ora è solo un funzionamento base, quindi basta premere la combinazione di tasti Alt invio e lui va a schermo intero. Riconosce benissimo i tasti. Tutto molto più veloce, no? Che andare a cercare l'emulatore e poi aprire il gioco, la configurazione, magari è tutto sparso a giro in vari hard disk, come nella migliore delle tradizioni di noi giocatori incalliti. E andiamo a vedere come gira anche questo. Ovviamente gira bene perché è l'emulatore che sta girando, quindi non avremo nessun tipo di rallentamento, cose strane. Se noi abbiamo settato il nostro emulatore per bene, non ci sarà nessun tipo di problema all'orizzonte. Ecco qua, per ritornare indietro, premiamo Esc. E questo è tutto ciò che dobbiamo sapere per caricare i giochi base, quelle basici, gli emulatori più semplici. Poi
ci saranno dei capitoli che vi farò a parte per i vari emulatori un po' più complicati come Dolphin, MAME e via discorrendo. Quindi ci saranno altri episodi. Andiamo a vedere quali altre impostazioni ci dà il nostro Launchbox. Andiamo qua, strumenti. Possiamo creare un backup dei dati, ripristinare ovviamente, installare i giochi DOS, modificare le configurazioni dei giochi box. Possiamo gestire gli emulatori, quindi gestisci emulatore, ci si clicca sopra e questi sono i due emulatori che abbiamo. Andiamo per esempio su SNES 9X. Possiamo modificare, aggiungere o cancellare. Se andiamo su modifica, ci fa tornare a quella schermata di prima, vedete? Se noi volessimo una schermata di startup di gioco, in questo momento non potremmo averla perché è solo per Big Box. Delle opzioni che vedremo non saranno utilizzabili perché non si possono utilizzare con la versione pre. Questa parametri linea di comando di default è molto utile perché noi, grazie a una linea di comando, potremo dire all'emulatore di partire, per esempio, in full screen o altre cose. Per esempio, qua basta scrivere full screen, gli diamo ok, chiudi, riapriamo il gioco e come potete vedere, parte direttamente in full screen. C'è un sito apposito con tutte le righe di comando. Premiamo Esc, ve lo faccio vedere in anteprima, ma poi lo guarderemo per bene insieme. Eccolo qua. Questo è la Launchbox, il sito ufficiale. Nella sezione Community Forum ci sono tutte le righe di comando più importanti per ogni emulatore, con ovviamente tutto il supporto della community disponibile. Torniamo a noi. A questo punto io direi di fermarci qua con il video e ci troviamo nei prossimi episodi per aggiungere sempre più emulatori ed avere un sistema sempre più organizzato e arrivare alla fine ad avere una macchina videoludica che possa essere equiparabile ad una console a tutti gli effetti. Quindi clicca e gioca. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, Facebook e Telegram e soprattutto torniamo nella nostra buona stanzetta, quindi Instagram, Facebook e Telegram, lo faccio qua qui sotto che è più bellino. Soprattutto mettete un like qua sotto, iscrivetevi al canale, condividete, azionate la campanellina e cari nerdacci, è stato un piacere, è stato un piaciolo e come si suol dire, ci vediamo alla prossima. Stay tuned, raga!